Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Ultimamente mi arrivano un sacco di mail, messaggi su zaini. Sono messaggi o domande, le classiche domande su tipi di zaini e su caratteristiche, eccetera, eccetera, dove volentieri vado a linkare o invito ad andare a vedere quei altri video che ho fatto, che o metterò qua o ovviamente li troverete in descrizione. Comunque ci sono anche un sacco di ci sono tanti messaggi con gente o persone che hanno le idee un po' più chiare, si sono già un po' decisi, sanno quello che vogliono, ma mi mandano qualche esempio, qualche link, specialmente di Amazon. Questo zaino va bene di qua di là, e che cercano ovviamente lo zaino con caratteristiche buone, di buona qualità, buon materiale, ma che non costa troppo. Forse ho trovato qualcosa che potrebbe interessarvi e vorrei mostrarvelo. Buona visione! Inizio subito col dire che ovviamente esistono un sacco di altre ditte là fuori con qualità simili, prezzi simili e caratteristiche simili di marche diverse, ovviamente ditte diverse. Io questa ditta l'ho conosciuta già tempo fa, ho visto un due zaini di questa marca e ho avuto delle segnalazioni proprio da alcuni di voi, domande da parte vostra, e ho iniziato a interessarmi di più e ho iniziato a fare delle ricerche, affinché mi sono detto: cavoli, uno zaino con queste qualità, caratteristiche, materiale sotto i 100 euro, niente, l'ho preso. Ma andiamo a vederlo più da vicino. Eccolo qua, si tratta di un zaino della Mountain Top. Ho un zaino da trekking, escursioni, adventure, come lo chiamano loro qua, di 65 litri. Il materiale è un nylon ripstop resistente, ma non troppo spesso. Cioè la cordura non è troppo spessa, perciò pesa anche un po' di meno. È comunque assolutamente resistente come materiale. Pesa molto di meno di zaini di una grandezza simile. Questo zaino pesa intorno a 1,5 kg, un po' di più penso. Inoltre, questo materiale in sé, questo tipo di nylon, è già molto resistente all'acqua. Allora, in generale abbiamo sopra i classici due scompartimenti, quello sopra con due zip, una e due, e quello sotto. Qua sotto, poi abbiamo ovviamente quello grande qua, dividibile con uno sotto, questo ormai chiamato proprio scompartimento da sacco a pelo. Come vedete, qua c'ho dentro un sacco a pelo e qua c'è veramente ancora posto. Qua puoi mettere ancora una giacca o qualche vestito. Altre cose ci stanno tranquillamente. Abbiamo da entrambi i lati queste tasche con questa rete e un elastico. Io preferisco queste che quelle chiuse perché è più facile mettere delle borracce. Come vedete, qua ci sta tranquillamente una borraccia. Questa è una borraccia, quelle proprio con giù sotto la gavetta anche. Allora ci stanno senza problemi anche queste, che sono un po' più larghe ovviamente. Quello che mi piace molto sono da questa parte, sulla cinghia lombare, queste tasche grandi, diciamo. Qua ci sta veramente un sacco di roba. Qua c'ho dentro cellulari o delle creme, chiavi. Penso che ci stia tranquillamente anche un GPS per la gente che gli piace usare GPS. Qua c'è un coltellino, fazzoletti di carta. Queste sono veramente delle belle tasche generose che trovo molto comodo in una posizione importante, facilmente raggiungibile.
Inoltre qua davanti abbiamo questa, sì, questa tasca frontale, non troppo grande, non troppo piccola per oggetti di prima necessità come cartine o kit di primo soccorso. Dimenticavo, un'ulteriore tasca non meno importante, qua sotto abbiamo il rain cover che va a coprire tutto lo zaino. Tanti zaini hanno lo scompartimento del rain cover, ma non tutti ce l'hanno, questo deve essere comprato a parte. In questo caso il cover viene assieme. Abbiamo anche qua degli ulteriori ganci, come vedete qua, per attaccarci qualcosa. C'è un po' di ombra sui spalacci. O abbiamo qua davanti sempre degli attacchi o ganci per piccozze o sì, dei bastoni da trekking. Queste con un comodo gancio che non si vede spesso. Qua c'è un gancio per andare ad agganciare e poi tirare. Questo è molto comodo. Andiamo un po' a vedere cinghie, fibbie, cerniere. Allora, queste cerniere sono zip della SBS. Beh, non è la JKK, come che si chiama quell'altra ditta famosa, ma comunque sembrano assolutamente resistenti, scorrevoli, niente, a me sembrano di buona qualità, che vi devo dire. Le fibbie sono buone, assolutamente, se vogliamo criticare qualcosa è qua, vedete che questo qua interno è un po', sì, non so, forse meno resistente, se entriamo in modo sbagliato, vedete che questo fuoriesce, sì, magari. Se non facciamo attenzione, questo potrebbe andare a piegarsi un po', a rompersi magari non subito, ma le fibbie sono buone, giusto per trovare qualcosa di magari non ottimale. Abbiamo cinghie un po' ovunque dove serve, dove siamo abituati, specialmente sopra, sotto qua da mettere magari anche un materassino qua in basso. Abbiamo quelle di compressione laterali, sempre tutte le cinghie sono regolabili e poi abbiamo queste più importanti che sono per i spalacci, la regolazione dei spalacci, lunghezza spalacci, queste le trovo quelle più importanti di tutte. La cinghia lombare assolutamente resistente e ben imbottita. Come già detto, la cosa importante è che abbiamo tutte le cinghie necessarie per l'impostazione e regolazione del nostro zaino. Ok, qua siamo allo schienale. Come ho già detto prima, l'imbottitura è ok, è buona, la larghezza dei spalacci è anche ideale, direi, non esagerata. Come vedete, qua la cinghia lombare è veramente bella larga, questo mi piace, è molto comodo avere una cinghia così larga qua in basso. Qua abbiamo questo semplice sistema di impostazione, qua ci sono 8 diverse misure per altezza da regolare. Qua a volte troviamo dei sistemi veramente complicati, non so perché, forse ha a che fare anche con la stabilità del schienale, ma comunque c'è un altro zaino che non ho ancora mai capito come si può spostare questa regolazione. E qua abbiamo, come vedete, un po' un sistema semplice, diciamo, per una migliore regolazione dell'aria. Questa cinghia ho dimenticato prima, anche pettorale, utile e con un fischietto che ho provato e funziona. Da qualche parte c'era anche il coso per il camelback, ecco qua abbiamo l'uscita per, vedete, per il sistema acqua camelback. Direi che abbiamo visto un po' tutto. La ditta, vorrei dirvi qualcosa in più sulla ditta, non posso dirvi molto. Non hanno neanche un sito. Li ho contattati, molto gentili, eccetera, eccetera, ma
non hanno un sito, che vi devo dire? Comunque è una ditta che ha una certa esperienza, una ditta che esiste da 30 anni già, perciò ho una ditta affidabile, direi, se no è difficile sopravvivere per 30 anni. Arriviamo al dunque, no? Allora, questo modello qua costa intorno ai 80 euro. Se andrete a... Io parlo di Amazon perché mi riferisco a quello. Se andrete a vedere, ci sono colori diversi, veramente bei colori, per tutti i gusti qualcosa. E dovete fare attenzione perché quando cambiate i colori, a volte cambia anche il prezzo, ma anche la grandezza. Cioè, ad esempio il blu 1, se non ricordo male, sono 75 litri e costa anche di meno. Non so esattamente perché, però penso per questo ha la tasca davanti e quello blu 1 ha tipo una rete davanti. Ovviamente una tasca, una cerniera, eccetera, è più lavoro per quello. Questo costa un po' di più, ecco, però parliamo di un paio d'euro. Non spaventatevi, per la traduzione che hanno fatto su Amazon. Vi leggo qualche esempio. Allora, there, no, in inglese, there sono due tasche hip cintura, due tasche coperchio, una manica della vescica, altra, vai. Both lati delle spalline ha un gancio di forma, virgola, in cui piccoli oggetti possono essere collegati a... Basta, finisce qua la frase. Scusate, ma questo dovevo farlo. E niente, ci sono vari modelli. Se andate sulla mountaintop stessa, ci sono altre misure, altre grandezze. Hanno anche dei zaini militari che sicuro l'uno o l'altro vedrà e sarete molto interessati anche a quello. Io senz'altro andrò a prendermene uno di quelli. Ora, perché sto zaino costa un po' di meno o molto di meno di altri zaini simili? Questa è la mia opinione, non un'opinione professionale, ma il mio punto di vista. Secondo me, per prima cosa, per lo schienale, sistema di schienale, lì ci sono sicuramente degli altri sistemi un po' migliori. E l'imbottitura, questa imbottitura che abbiamo qua è ok, è buona, ma anche qua in certi casi si trova del materiale interno un po' più professionale. Inoltre vi farò vedere anche delle immagini. Lo schienale praticamente qua c'ha solo una asta in mezzo. Tanti zaini o quelli un po' più migliori c'hanno due aste. Due aste ti danno più stabilità, ovviamente. E poi magari il materiale, come vi ho detto prima, questo è un ripstop buono, resistente, senz'altro, quello si sente un po' toccando, ho provato con qualche sasso un po' a graffiare, grattare, lì capisci che è un materiale resistente, ma sicuramente esistono altri materiali più resistenti, esistono cordure più elaborate, ma che comunque poi hanno lo svantaggio di pesare anche di più. Questa è una via di mezzo ideale, secondo me. Esistono anche materiali molto resistenti che pesano tubo, ma lì poi quelli sono i zaini da 300-400 euro. Prima mi sono un po' dimenticato di parlare delle cuciture, ho controllato, paragonato anche cuciture a un modello che ho che costa più del doppio di questo, che praticamente sono identiche come cuciture, allora rinforzate dove necessario. E doppie, triple, proprio in punti dove deve essere così. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo uno zaino da trekking che va benissimo per uscite di più giorni, anche una settimana. Cosa cambia? Che forse con questo zaino non è che puoi fare quelle uscite di 2 settimane con 15 kg e più. Lì magari sentirai qualcosa, qualche dolore o penso che lo zaino resisterebbe comunque, ma ci saranno certi punti che magari dove soffri un po' di più. 10, 11, 12 kg al massimo, 12 kg direi, è quella secondo me la gran differenza, ma sapendolo, cioè sappiamo cosa ci serve uno zaino
due volte all'anno per fare un fine settimana in montagna da qualche parte, o ci serve uno zaino perché facciamo tre trekking o uscite al mese, lì magari serve qualcosa in più, ma anche uno zaino del genere secondo me ti tiene una vita. E direi che per questa volta è tutto, spero di aver potuto rispondere a qualche domanda e non esitate a chiedere se avete delle domande, scrivete in descrizione. E come sempre per chi fosse interessato troverete anche tutte le informazioni utili in descrizione. E ci vediamo al prossimo video. Un saluto, alla prossima, ciao ciao ciao!